Judith Butler, La vita psichica del potere. Il libro La vita psichica del potere di Judith Butler, edito da Mimesis, è una nuova stampa rispetto all'edizione di qualche anno fa, fatta per un altro editore. Ebbene, il libro di Judith Butler è prefatto da Il potere della melanconia, del traduttore Federico Zappino. C'è infatti una lettura singolare del testo di Freud sulla melanconia, che permette a Judith Butler di proseguire, diciamo, con la sua riflessione. Come postfazione c'è un dialogo tra Lorenzo Bernini e Federico Zappino, il traduttore, su quale futuro per il soggetto Kier, laddove diciamo, il termine non ricorre nemmeno nel testo di Judith Butler, anche se, come pensano i due intellettuali, è alluso. Termine, peraltro, appunto, Kier, non utilizzato nel libro in questione. Judith Butler è una delle più note teoriche femministe, ed è emersa nel dibattito internazionale attraverso la rete variegata dei femminismi culturali, intendendo che esistono anche femminismi che non si teorizzano. Pare che le sue tesi sul potere, sull'identità, sul genere e sulla sessualità siano al centro del dibattito menzionato. Jacob Taubes testimonia che il suo amico e filosofo Alexander Kojève sosteneva che a un certo livello di lettura basti il titolo del libro per intendere l'essenziale. Anche nel caso della tesi di laurea di Taubes la cosa vale, escatologia occidentale. L'opera del giovane Taubes mantiene l'escatologia, non la vanifica come una fantasia, ossia una copia impossibile del reale, e quindi mantiene l'impianto gnostico. Da qui la sua lettura di Marcione, messo alla pari, diciamo, con la lettura di Freud e di altri. Eppure Freud tanto ha fatto per mettere in discussione la gnosi, anche quella ebraica, per esempio con il suo Mosè e il monoteismo, che non a caso cominciò a uscire anonimo o con uno pseudonimo, mi pare anonimo. Anche nel caso di Judith Butler, il titolo del libro contiene le premesse, la tesi e le conclusioni, che in questo caso non ci sono e per questo assomigliano alle premesse. Sono esattamente una riproposizione delle premesse. Questo è il troppo di Judith Butler, che non a caso comincia il libro proprio con l'analisi della tropica. Il titolo in inglese dell'opera, peraltro già tradotta, come ho accennato, e pubblicata in italiano nel 2005, è recentemente uscita appunto da Mimesis, completamente rinnovata, è The Psychic Life of Power, Theories in Subjection. Federico Zappino nota giustamente che tradurre subjection con soggezione, sudditanza, sottomissione avrebbe una connotazione negativa, che il termine inglese, americano, inglese-americano, non ha. Sarebbe comunque risultato provocatorio tradurre con teorie in soggezione.
poiché anche di questo si tratta. La teoria del potere di Judith Butler è una teoria sottomessa alla teoria di Foucault, di Freud, di Hegel, e non solo nel senso che questi autori non sono letti, ma citati come saperi sfruttabili, ma non più utilizzabili. Non più analizzabili, piuttosto. Allora la coscienza infelice di Hegel, ripresa da Butler, il biopotere di Foucault e la melanconia di Freud convivono sullo stesso scaffale nel supermarket della World Culture, come se l'inconscio freudiano non mettesse in discussione il conscio di Hegel e quello di Foucault. Si trovano appunto sullo stesso piano, come ho accennato, si trova apparentemente sullo stesso piano Marcione e Freud. Con In Subjection, Judith Butler traduce in inglese il termine di Foucault assoggettissement, che il traduttore, più che l'autrice, mostra indicare sia l'assoggettamento che la soggettivazione, sia qualcosa di imposto quindi dall'esterno che qualcosa imposto dall'interno. E questo chiasmo, che è indicato nel titolo La vita psichica del potere. Il potere foucaultianamente non più esterno al soggetto, ma produttore di soggettività e di assoggettamento. E quindi la proposta del traduttore Federico Zappino, ben con altre motivazioni, pone la questione essenziale, il soggetto. Mantiene il plurale del titolo originale, theories, e propone teorie del soggetto, accennando nel suo testo che Butler è lì a un passo dal proporre una sua teoria del soggetto. L'ipotesi di lavoro di Judith Butler viene dalla connessione tra la teoria del potere di Foucault e la teoria della malinconia di Freud, e risponde alla questione di come il potere abbia una vita psichica, ossia come lo psichico sia indissolubile dal potere, come il potere non stia fuori dal soggetto, solo come imposizione. Utilizzando la dicotomia esterno-interno, la questione di Butler è anche come l'esterno divenga interno. E quindi arriva Freud, che nel suo armamentario ha ancora, qua e là, la coscienza riflessiva, e tanto basta per la digressione sulla coscienza infelice di Hegel. Ed è quel riflesso che diventa ripiego, ritorsione, troppo, e che lancia su questa pista Judith Butler. Nella teoria della melanconia di Freud c'è il modo del riflesso, del ritorto, del ripiego all'interno. Ecco l'analisi del troppo e del tropismo, come l'esterno, rivolgendosi all'interno, costituisce un chiasmo insolubile, intagliabile e anche inanalizzabile. Il soggetto si costituirebbe in questa piega interna dell'esterno. E quindi non basta liberarsi dai vincoli del potere esterno, perché l'interno, soggettivizzandosi, si assoggetta e riproduce il vincolo, quello che in varie scienze umane è chiamato il legame sociale. Ed è un ritornello, è un refrain nell'ideologia francese. Per un attimo Judith Butler potrebbe accorgersi che il superio è il cavallo di Troia delle istanze sociali e il soggetto è il suo agente esecutore, ossia è quello che dell'ordine teologico-politico è incorporato, quel che della credenza diviene
finzione dell'originario. Il soggetto è l'aspetto interno e individuale della teologia politica. Il soggetto senza monumento è l'agente e l'esecutore del soggetto monumentale, di cui parla Pierre Legendre, e che è l'altro nome del superio, versione debole, di Dio. Mantenere l'ipotesi fantastica del soggetto, cartesiano o anche lacaniano, è attenersi all'ordine teologico-politico, quello che mette in discussione Freud con Mosè e il monoteismo e anche con altri scritti. Ordine teologico-politico che si chiama, dopo Freud, primato del fallo. Principio di divisione che è anche divisione sociale e divisione sessuale, proprio quelle cose che Judith Butler pare mettere in questione. Attenendosi alla nozione di soggetto, di cui Judith Butler tenta di fare la teoria, non si esce dal primato del fallo e anche dalla sua fenomenologia, che ironizzando Peirce chiamava faneroscopia. Allora la differenza si vede e il volto di Judith Butler indica la sua identità sessuale. Identità sessuale che peraltro è come l'anima, è come Cuba Libera, ossia è solo un cocktail sociale connotativo, secondario, pseudo, parallelo, altri direbbero anche falso. La sessualità, come scrissi 30 anni fa, non indossa suffissi, prefissi e nessun'altra fissità. La sessualità non è né homo, né etero, né trans. La sessualità è la politica delle cose, che è politica del fare. Ed è questo fare che scombussola tanto gli umani. Chi indossa la sessualità come una divisione e una divisa, baratta la sua vita intellettuale, l'altra vita di Pirandello, con la vita psichica del potere. Le battaglie intorno alla differenza di sessi, sino al colmo dell'uguaglianza, e anche intorno al genere, all'orientamento, al kir, all'identità, sono riproduzioni dell'ordine che divide e impera, sono ornamenti, schegge del primato del fallo. Nessuna accettazione e nessuna compiacenza con il tentativo di imperio teologico-politico, anche quando è proposto come una liberazione, dal messianesimo marxista alla teologia femminista. In Judith Butler non c'è nessuna analisi del potere, come non c'è in Foucault e tantomeno nel citato Althusser. Si tratta del principio del potere, del concetto di potere, del metapotere. E quindi, con il metapotere, con il principio del potere e con i suoi altri aspetti come il principio d'autorità, il principio totemico, si tratta della battaglia per la spartizione dello scettro della gestione sociale e quindi per la spartizione del territorio, per la spartizione degli umani, per la spartizione delle galassie. Essere il fallo o avere il fallo. Judith Butler non si scosta da questa alternativa fantastica, nemmeno nella forma del controfallo o di quello che con ironia la psicanalista e filosofa Paola Zaretti chiama la falla. E questa è anche la ragione del rispetto di Judith Butler per Freud, Lacan, Foucault, Althusser e per, ovviamente, Hegel. Nel rispetto della genealogia, Judith Butler non ha ancora letto Sputare su Hegel di Carla Lonzi. La forza del libro di Judith Butler non è quindi nella congiunzione che opera tra la teoria del potere di Foucault e la teoria della melanconia di Freud,
che fa dire al suo traduttore se questo non corrisponda a trasformare tra l'altro tutti in melanconici. O nelle sue letture di vari autori, ma nelle domande che formula, quando non riesce più a proseguire in quella che presume essere la teorizzazione. Tra l'altro è lì che comincia la nostra analisi e che cominciano le nostre risposte. Nel supermarket della cultura universitaria di Judith Butler, che non è l'insieme di tutti gli insiemi della cultura, c'è Lacan, e questo a proposito di una teoria della forclusione dell'omosessualità. A parte che come fantasma l'omosessualità è il ricordo di copertura del crimine, come l'eterosessualità è il ricordo di copertura dell'incesto, occorre dire che per Lacan non si dà forclusione che non sia di un significante. Non si forclude un'immagine, una sensazione, un fatto, un affetto. Non si forclude l'omosessualità, perché la forclusione, o è l'altro nome della rimozione originaria, mai avvenuta una volta per tutte, come invece dovrebbe essere nella forclusione del nome del padre per Lacan, oppure è il nome del nome, il tentativo di rimuovere la rimozione, a cui partecipa lo stesso nome del padre. Infatti è solo il tentativo di instaurare una meta-rimozione che comporta il soggetto come l'altro nome dell'animale totemico e tabuico. E prende per reale la psicotizzazione. Non è il caso di procedere nella liberazione o nella schiavitù, entrambe complete, dell'animale, qualunque sia la sua identità, il suo genere, il suo orientamento. Come lettere, il soggetto non è mai esistito. È un'ipotesi non abduttiva. Inseguire le teorie del soggetto vale a rimanere invischiati nelle maglie del potere, come è anche il caso dei nomi della genealogia butleriana. Per quanto questa altra lettura, che è la nostra, si avvalga delle lezioni di Freud e di Lacan, senza rispetto. Quello che è scritto nella quarta di copertina, una citazione di Judith Butler, dovrebbe dare la direzione e per noi è invece indice dello sbandamento. Ciò che voglio suggerire è che il soggetto può essere concepito come se il suo agire derivasse proprio dal potere a cui si oppone, benché tale formulazione possa sembrare scomoda e disturbante, soprattutto agli occhi di quanti credono nella possibilità di sradicare questa complicità e questa ambiguità una volta per tutte. Sembra una grande cosa dinanzi a questi mulini a vento dei potentati, no, che credono nella possibilità di sradicare questa complicità e questa ambiguità una volta per tutte. Potentati di sinistra, ovvero potentati.